venuto, sono venuti insieme a Ryan Gosling e Russell Crowe. Vabbè. Ebbene, a me piaceva molto di più Russell tra i due, sì, perché io preferisco i pirati che ti sbrandano così. E allora che cosa ho fatto? Ho fatto una foto al bar della Rai con lui e l'ho messa su Instagram. Questa foto è rimbalzata in vari siti, anche americani, e in questi siti americani adesso pare, si dice, insomma, dicono che io sia la nuova fidanzata di Russell. Un incidente diplomatico pazzesco. Ma senti, ma un incidente diplomatico. Ma poi non è che ma gli Stati Uniti ci dichiarano, ci fanno uscire dalla NATO. No, ma non è che poi che dicono che lui sta con me, che io sto con lui, capito? E lui che è una roba che figura. Cioè, tu stai con magari, lui? Magari. Cioè tu stai con lui e lui non se n'è accorto. Non se n'è accorto. E tutti i giornali americani concordano, cioè discutono su un punto, cioè perché qualcuno dice che noi non abbiamo ancora consumato. E altri però dicono che c'è già stato l'evento magico. Però forse si riferivano al bar rispetto al consumare. No, no, consumare proprio di Chupa Dance. Ah, noi pensavo siediti, imbecille. Charlize Theron, hai fatto la foto con Charlize Theron e hanno detto che tu eri fidanzato? No, quindi... Io non disturbo gli ospiti, non faccio le fotografie. Ecco, allora, ecco. Comunque, fatto sta, adesso ti faccio anche vedere la foto bellissima, la foto incriminata. Vediamola. Vedi sotto? Mi abbraccia con i suoi tentacoli proprio, guarda che io ho la testa grossa come un suo bicipite. Non so, c'è qualcosa che mi dice che non sareste credibili insieme, ma non so come. Ma perché? Non lo so, perché non so. Insomma, no, invece ma ti ha tranciato la mano, perché poi non si vede una mano nella foto. No, lascia stare, che quella mano lì era veramente testosterone puro. Comunque adesso devo dare lanciare un messaggio a Russell. Sì, che nel frattempo è tornato. Ciao Russell. No, ma non è, siamo, c'è posta per te. Non è... Ciao Russell. Ma che è ciao Russell? Mi dispiace, ma non posso essere tua. Devi fartene una ragione, purtroppo. La mia vita è qui. I miei amori sono qui. Devo stare con il cretino qua, sempre. Ma perché mi tratti così? Perché se lo lasciassi diventerebbe pazzo. Ma non è vero, lui, ma non è vero. Fattene una ragione, cerca di consolarti, non pensare alle mie tette di alabastro. Non è alabastro, è cerca silicone. Di non è alabastro, è silicone. No! È silicone. E allora diciamo, al mio culo duro come i pavimenti di Graniglia. Trovati una bella signora di mezz'età e falla finita. Boh. Straziante.